Prima di raggiungere Bologna, domenica 1 ottobre, Papa Francesco trascorrerà 2 ore a Cesena, nel cuore della Romagna, che festeggia il 300° centenario della nascita in città di Papa Pio VI, al secolo Gianangelo Braschi. Atterrerà in elicottero alle 8 vicino all'ippodromo del Savio, che 31 anni fa, il 9 maggio del 1986, ospitò la messa di San Giovanni Paolo II. Come il suo venerato predecessore, Papa Bergoglio incontrerà i cesenati in Piazza del Popolo. Giovanni Paolo II salutò Cesena come una città operosa, aperta ai valori umani, senza preclusioni verso quelli religiosi, sensibile al dinamismo culturale e impegnata nello sviluppo economico, agricolo ma anche commerciale. 30 anni dopo abbiamo chiesto al vescovo Douglas Regattieri quale Cesena troverà Papa Francesco. Una città vivace, un volontariato molto presente, persone molto intraprendenti, molto accoglienti, generosi e disponibili. Quindi una città che certo, dal punto di vista economico, soffre la grande crisi che stiamo vivendo in questi anni, anche se ci sono dei segnali positivi di ripresa. Trovo una diocesi in cammino, io gliel'ho detto anche al Santo Padre quando l'ho incontrato l'ultima volta, una diocesi che vuole essere in uscita, proprio come ci chiede lui. Stiamo vivendo infatti un quinquennio in ottica missionaria. Il tentativo è quello di andare incontro all'uomo, alle persone, di non aspettare ma di incontrarle là dove vivono. Da Piazza del Popolo il Papa si trasferisce in auto alla cattedrale e si ferma davanti al Palazzo del Ridotto per scoprire una targa che inaugura il Largo Pio VI. Pio VI, di cui ricordiamo il 300° centenario della nascita, ha lasciato sicuramente un segno, penso solo alla conclusione della sua vita, cioè prigioniero di Napoleone, come del resto anche Pio VII, e deceduto, morto in prigione. Questo è sicuramente un segno che lo qualifica come testimone, discepolo di Cristo. Nella piazza della cattedrale intitolata Giovanni Paolo II, Papa Francesco raccoglie l'abbraccio di bambini e giovani e nel tempio dedicato a San Giovanni Battista incontra il clero, i consacrati e i laici rappresentanti delle parrocchie della diocesi. Dopo la preghiera nella Cappella della Madonna del Popolo, molto venerata in città, e il discorso, il pontefice incontra gli ospiti della casa di accoglienza da poco inaugurata accanto all'abitazione del vescovo e gestita dalla comunità Papa Giovanni XXIII. Ho desiderato questa presenza anche per incarnare un titolo antichissimo affidato al vescovo, Procurator Pauperum, difensore dei poveri. E penso che questo sia un segno che dice a me e anche alla comunità diocesana di quanto dobbiamo avere l'attenzione agli ultimi, ai sofferenti, ai bisognosi. Penso che il passaggio del Santo Padre sarà sicuramente positivo per tutti, perché è una testimonianza della presenza della Chiesa in mezzo al popolo. E quindi mi aspetto un sussulto di unità tra di noi, di comunione tra di noi e un impegno maggiore di, come dicevo all'inizio, di andare verso gli uomini, le donne del nostro tempo, annunciando loro la speranza che è la persona di Gesù.